È la ragazza che ho sposato. È venuta da me per una lezione. Io quando l'ho vista ho perso la testa e ho fatto, secondo me, la peggior lezione di tutta la mia vita. Vabbè, era troppo incapace, allora mi è Io... piaciuto. È la miglior vita che potrei proprio desiderare. Volgograd è la città dove sono nata io, e invece sono cresciuta a San Pietroburgo. Ucraina è Ivano-Frankivsk, ecco la mia città natale. C'ho tutti quanti, tutta la famiglia vive in Ucraina. È stata svegliata il 24 alle 5 del mattino dal bombardamento dell'aeroporto della mia città natale. Noi andremo al confine con Polonia per prendere la mia sorella con la bambina per portarla qui. In questi giorni ho sentito tante persone provenienti dal mio paese che si vergognano di essere, diciamo, russi o provenire dalla Russia. Per me bisogna sempre distinguere il popolo e le persone che governano. La necessità di dare una mano al mio paese ci ha unito nel progetto Quando parlano le muse, le armi tacciono. È un progetto per la pace. Prevede l'esecuzione di una melodia di un compositore ucraino, Miroslav Skorek. Il ricavato del concerto sarà girato alla Croce Rossa Italiana, Emergenza Ucraina, per aiutare le persone che stanno lì, che subiscono tutta questa situazione. Grazie.